Si è tenuta nella sede di Cremona del Politecnico di Milano la proclamazione delle lauree magistrali in Music and Acoustic Engineering, un nuovo corso accademico che punta a formare professionisti nel settore musicale. È una laurea nuova, è stata in particolare inaugurata solo 5 anni fa e, come il nome suggerisce, è basata su due principali vocazioni: Music Engineering, che è dedicata a tutti gli studenti che vogliono approfondire il tema dell'elaborazione, dell'analisi del segnale musicale, e invece Acoustic Engineering, che è più dedicata all'acustica, in quanto tale naturalmente non può avere altra sede che Cremona, che è la patria dell'eliuteria. Il corso appunto è un corso di laurea magistrale ed offre agli studenti più di 140 crediti fortemente specializzati nell'ambito insomma, di tutte le materie che competono a questo tipo, a questi settori. Il corso è definito all'avanguardia e vario dagli 11 neolaureati, pronti ad immergersi nel settore musicale. Il focus è proprio prettamente ed esclusivamente sulla musica e sul signal processing di segnali audio, appunto. Quindi poi si possono anche prendere tante strade all'interno di questa magistrale bella, cioè il bello e il motivo anche per cui l'ho scelta è che è molto versatile. Ci si può concentrare su un taglio più acustico, su un taglio più appunto di processamento, signal processing di segnali, che è quello che ho scelto io. Ci si può anche focalizzare su applicazioni artistiche in campo musicale, quindi è veramente molto molto interessante e versatile. Il titolo della mia tesi era Audio Deepfake Splicing Detection and Localization, e praticamente il sunto in italiano è che si è disegnato un sistema che cercava di distinguere segnali reali, quindi segnali audio, tracce audio reali, e invece tracce che sono state manipolate sinteticamente per cambiare il contenuto del discorso. Sono tutti studenti assolutamente eccellenti e lo vediamo, insomma, ad ogni sessione di laurea presentano lavori che altrove sarebbero giudicati lavori di ricerca, lavori per un dottorato. Quindi siamo assolutamente contenti, orgogliosi di questi studenti e siamo anche fortunati ad averli.